venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonando in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse, salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è padrone sulla morte, vincitore sulla morte, ormai è nella via
diversamente, e in giro per le strade è il vivente, un Dio da compiere nella vita, dovunque eccetto fra le cose morte. E dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per il più grande amore, dentro l'arco di generare, nei gesti di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell'umanità che combatte questa pandemia in atto, nell'ultimo respiro di morente, nella tenerezza che non si cura il malato. Pensando al Santo Sepolcro, che in questi giorni è chiuso per l'emergenza coronavirus, occorrerebbe la presenza di un diario lì per ricordare la moltitudine di pellegrini che continueranno a visitare i luoghi santi. Le parole dell'angelo non è qui. Visitare sì, con devozione sì, ma Gesù non è qui, vi precede. E fuori e davanti, cercate meglio, cercate con occhi nuovi. Vi precede in Galilea, laddove tutto dove può ancora ricominciare. L'angelo incalza, ripartite, lui si fida di voi, vi aspetta insieme di prendere una nuova creazione. E ciò che ci sta dicendo, ciò che ci sta comunicando questa Pasqua di 2020 è l'esperienza che dobbiamo fare in questa Pasqua. Gesù risorge perché anche noi risorgiamo. La forza di rialzarci viene da lui in questo tempo duro. Quante preoccupazioni, quanti interrogativi, quante paure. Gesù continua a dirci, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Vi precede, la risurrezione di Gesù è un'assoluta novità rispetto ai miracoli della risurrezione di cui parla il Vangelo. Per Lazzaro si era trattato di un ritorno alla vita di prima, quasi un cammino indietro. Quella di Gesù invece è un cammino in avanti. Entra in una dimensione nuova, capofila del lungo cammino dell'umanità verso la vita di Dio. La risurrezione non è un'invenzione delle donne, non è una scelta degli apostoli, è un fatto che si è imposto su di loro. Guardo il più vero di tutta la Bibbia. Ed è una realtà che ha rovesciato la vita degli apostoli e vuole rovesciare la vita di ciascuno di noi. Dopo questo spazio dedicato alla parola, ecco che entriamo nella terza parte della vecchia con la liturgia battesimale. Dio a cura degli uomini, veglia sulla nostra esistenza. Ecco perché ci chiama al battesimo, perché la vita del risorto raggiunga ognuno di noi come una sorgente zampillante pura che nulla potrà mai esaurire. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo ponte battesimale, perché tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio.
Signore, Grazie.
alzato sulla croce, egli versò al suo fianco sangue e acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per te la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua dello Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua con l'opera del tuo Figlio, con la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essere celebrati il battesimo si portano insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgono alla vita immortale. Per Cristo il nostro Signore. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che venga in preghiera in questa santissima notte, rievocando l'opera mirabile della nostra creazione e l'opera ancora più ammirabile della nostra salvezza. Degni di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua volontà, attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù, nel deserto immagine della tua vita, i profeti hanno preannunziato la tua alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata da Cristo, ha inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio di un'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, il segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci alla Assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. Egli vivrà nei secoli, fratelli e sorelle carissime, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti insieme con lui nella morte per risorgere con lui la vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere. E ci siamo impegnati a servire fermamente Dio e la Santa Chiesa Cattolica. Ora risponderemo prima rinunzio e poi credo. Rinunziare al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio, rinunzio. Rinunziare alle seduzioni del male per non lasciarmi dominare dal peccato, rinunzio. Rinunziare a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere da parte dello Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Riponendo il cielo da spazio con la parola, c'è cioè, Pasqua della Pentecoste, e ci prepariamo a entrare nella liturgia per questo momento di custodio. Ci avrei riferito prima. Generati in una speranza viva, con un cuore colmo di gioia, noi ci rivolgiamo a Dio, si compie nella storia il progetto di amore che si è realizzato in Cristo. E questa terra, ancora lacerata dall'odio, devastata dall'egoismo e dalla vita, diventi un giardino di pace e di fraternità. Insieme diciamo, la tua gioia trasformi i nostri cuori. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, libera le comunità cristiane da tutto ciò che le rende vecchie, incapace di annunciare la tua risurrezione, di costruire un mondo nuovo. Il tuo Spirito cambi la nostra vita e sostenga ognuno nella missione che gli è stata affidata. Preghiamo. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, rianima lo slancio dei giovani che regalano il loro tempo agli altri, ai più poveri. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, fa risuonare il tuo annuncio di gioia delle nostre famiglie. Aiutaci a sradicare tutto quello che ci impedisce di vivere bene insieme. Togli da noi ogni gelosia, ogni ruggine, ogni pregiudizio. Preghiamo. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, ravviva nei giovani battezzati e cresimati il dono della fede. Trovino comunità che li accolgono e che apprezzano le loro risorse. Possano diventare testimoni credibili dell'incontro con te. Preghiamo. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, soccorri i giovani sposi perché rispettino con fedeltà la promessa di amore che si sono scambiati. Dona il desiderio di dialogare, la forza per superare gli ostacoli, la gioia di amare. Preghiamo. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Signore, rialza tutti coloro che si sono abbattuti. Desta uomini e donne che tendono una mano a chi non ce la fa più, che spartiscono i pesi troppo pesanti, che condividono le gioie e le pene. Mostrati quale sei veramente, un Dio che ama la vita e poi lotta contro la morte. Preghiamo. La tua gioia trasformi i nostri cuori. Nei giorni difficili, quando lo scoraggiamento si possessa di noi e paralizza il nostro impegno, tuo Signore donaci quella gioia che oggi afferra la nostra comunità. Nei giorni dello smarrimento, fa brillare quella luce che in questa notte ha inondato la nostra assemblea. Per Cristo, il tuo Figlio, morto e risorto, che viverebbe per secoli e secoli. Thank you.
al Signore nostro Dio. Riposa la gloria di e veramente cosa buono e giusto il nostro dovere e fonte di salvezza, propagare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo la nostra Pasqua si è unita. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e il soggetto ha ridato a noi la vita. Per questo mistero e la pienezza della gioia pasquale, l'umanità è sotto la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta prendete e mangiate.
Dopo la cena, allo stesso modo prese questo proprio suo calice, nelle sue mani sante venerabili, ti rese grazie con la preghiera della benedizione, lo diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in benedizione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua volontà. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della tua passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione del cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo la tua festa divina ai doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, Pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare in noi di avere il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre della fede, e l'oblazione tua e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sulla terra del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché sono tutti noi che partecipiamo a questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scelta la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, oh Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono in un sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, i tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte della comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcello, Pietro, Felice, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Yeah.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale e guidare pace secondo la tua volontà, tu che viverai per secoli e per secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E in Cristo risorto, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.
Preghiamo. Infondi in noi, Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo più corti nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per noi e per voi che ci state seguendo da casa, che siete in tanti a seguirci durante queste nostre celebrazioni, ancora una celebrazione strana per noi, una veglia celebrata così, una veglia pasquale, sicuramente entrerà nella storia, 34 anni di sacerdozio, la prima volta, ci deve essere sempre un momento di passaggio, e questa sera è vissuto questo passaggio. E il Signore che cosa vuole dire? Che la pietra è stata rotolata, quindi non possiamo soccombere sotto il peso della situazione del momento, delle paure, delle preoccupazioni, della malattia virale, ma siamo chiamati a risorgere con Lui, ad alzare il capo. Lui è risorto, vuole la nostra risurrezione, vuole la nostra nuova, anche se dobbiamo affrontare ancora dei sacrifici, ci saranno tempi ancora di ristrettezze, di limitazioni, ma vuole che noi alziamo con gioia.